L'Inter inciampa sull'ostacolo Boavista ed esce subito dalla Coppa UEFA, trofeo che aveva brillantemente conquistato nella scorsa stagione. Al Meazza i portoghesi hanno chiuso ogni corridoio, si sono applicati a una tattica di esclusivo, lasciando all'Inter il compito di attaccare. Cosa che i nerazzurri hanno fatto, prima con una certa flemma, poi in maniera caotica. In un quadro tattico così complesso e aggrovigliato sarebbe servito all'Inter un fantasista, un giocatore capace di fare qualche azione personale per far saltare anche il meccanismo degli avversari. Ma ce l'ha l'Inter un giocatore così? Ma ce l'ha, insomma, Cioci, Matteus, Berti da un certo punto di vista hanno la capacità di trovare i colpi, però era tutto molto difficile. Dopo un avvio dove loro accettavano la gara a tutto campo, col passare del tempo sempre più si sono attestati fuori dalla loro area, per cui diventava difficilissimo, non ci rimanevano che le palle alte, ma lì i problemi sono molti. Nelle palle alte l'approssimazione è totale. Lei ha detto la palla non voleva entrare, però in realtà il portiere portoghese non ha fatto nemmeno una parata. Beh, insomma, proprio così non è, ma comunque ci hanno provato, ci hanno bloccato anche con alcune punizioni che potevano andare anche a segno. Certo, era difficile, sono stati molto bravi loro, hanno fatto il loro gioco in maniera anche sapiente, e era difficilissimo per noi. Almeno l'orgoglio di averci provato per 90 minuti a questa squadra è rimasto, insomma. Ecco, per quanto riguarda la valutazione magari a posteriori, che è sempre antipatico, se lei dovesse rifare il match d'andata rimanderebbe in campo la medesima formazione? No, stavolta no, dopo questa partita no, sembra un'ammissione di un somaro, ma è così, perché evidentemente a livello internazionale qualunque squadra ben organizzata come il Boavista è, può venire a fare il risultato a San Siro, per cui era lecito e giusto, alla luce di quello che si è visto, mandare in campo anche laggiù la miglior formazione. Fatti un po' di conti, si scopre che in Coppa UEFA nella scorsa stagione l'Inter aveva incassato una decina di miliardi abbondanti, miliardi che gli esperimenti di Oporto hanno fatto volatilizzare. E poi dicono che in Italia si spende poco per la ricerca.